Quando e perché hai cominciato a fare il calciatore? Allora, innanzitutto, prima di iniziare a risponderti alla domanda, ti volevo ringraziare a te insieme ai tuoi compagni per essere qui e trascorrere insieme questo bel momento. E l'augurio che vi faccio è di raggiungere i vostri sogni, i vostri obiettivi, di non arrendervi mai qualsiasi cosa possa capitare durante il vostro cammino, che sia bello sia brutta, bisogna sempre cercare di raggiungere l'obiettivo e di non mollare mai. Questo è l'augurio intanto che vi faccio prima di iniziare. Adesso mi devi ripetere la domanda perché me la sono dimenticata. Quando e perché hai cominciato a fare il calciatore? Allora, quando e perché? Quando ho iniziato fin da subito, da quando sono uscito dalla pancia di mamma. No, scherzo. Allora, ho iniziato quando avevo 7-8 anni. Però all'inizio ho fatto un altro sport, che era il basket. Poi però, pian piano, mi sono accorto che non era lo sport che più mi... No, che non mi piaceva, però non era la passione che più sognavo da bambino. Quindi mi sono trasferito e ho fatto calcio. E ho iniziato a 11-12 anni a praticare scuola calcio e a iniziare a fare quello che più mi piaceva. E l'ho fatto sicuramente perché guardavo alla TV i grandi calciatori, guardavo le partite di Serie A, mi ispiravo a loro, poi ahimè io non ci sono potuto arrivare, però sono contento di quello che ho fatto finora e orgoglioso di quello che ho trasmesso anche a quelle poche persone che mi sono state vicino durante il mio cammino calcistico. È difficile vivere la carriera da calciatore? Ma più che difficile, la parola giusta è... Ci vogliono tanti sacrifici per fare qualsiasi tipo di sport, però quello del calcio è uno sport che sicuramente bisogna fare una vita sana, bisogna riposare, bisogna mangiare bene, bisogna fare una vita dove non devi andare a ballare, non devi fare tante serate. Il tuo corpo è la tua arma migliore, quindi devi trattarlo bene. E quindi è una vita sacrificata, però nello stesso tempo ti dà tante soddisfazioni e tante emozioni, quindi tutto quello che fai sicuramente ti viene tornato. I tuoi genitori erano contenti quando hai cominciato la carriera da calciatore? Sì, quando ho iniziato a giocare a calcio erano molto contenti. Mi hanno subito trasmesso l'idea che il calcio innanzitutto è un gioco, è una passione e come prima cosa bisogna divertirsi, perché se uno non entra in campo e si diverte non è più bello. Quindi innanzitutto bisognava divertirsi. Poi pian piano crescendo hanno visto che il calcio si poteva anche trasformare in un'attività lavorativa, perché per me finora è lavoro calcio. E quindi sono contento e orgoglioso di quello che ho fatto finora. Quali sono le prospettive per il tuo futuro? Ma le prospettive per il mio futuro, questa domanda la devi fare poi dopo a un'altra persona anche. Sicuramente sono quelli di continuare a giocare, perché mi diverto, perché quando entro in un campo ancora oggi il cuore mi si riempie di gioia, che è la mia passione, la cosa che secondo me mi ha dato tanto il calcio in questi anni, quindi gli devo tanto e ancora sono all'altezza di poter dare tanto. Spero di continuare a rimanere con la squadra del mio cuore, la squadra della mia città, la squadra con cui tifo, cioè la Cireale, e di continuare a fare bene. Qual è la squadra che temi di più? Squadra? Che temi di più? Ma non ce n'è squadre che temo, bisogna rispettare sempre gli avversari, dopo la partita bisogna sempre, qualsiasi sia il risultato, bisogna sempre stringere la mano agli avversari e farsi complimenti. Poi si sa, il calcio è un gioco dove c'è una squadra che vince e una squadra che perde, però l'importante è sempre aver dato il massimo, avere la coscienza pulita,
aver dato tutto, metterci cuore, sacrificio ed impegno e rispettare sempre l'avversario, che è la prima cosa che mi hanno insegnato fin da bambino. Lo sport è un veicolo educativo, è importante riflettere sui valori dello sport. La vostra società presegue questi valori? Assolutamente sì, assolutamente sì. Lo sport non è inteso soltanto come diciamo un gioco in cui bisogna competere. Lo sport è un inglobatore di tanti valori che sono il rispetto dell'avversario, ma non solo, c'è il senso di appartenenza, stare all'interno di un gruppo, vivere da gruppo. Per questo poi c'è il classico termine dello spogliatoio, no? L'importanza che ha lo spogliatoio nel convivere tra di loro. Diventano i ragazzi, ma lo diventa tutta la società, quasi una famiglia vera e propria. Ci si vuole bene, ma questi valori non possono restare all'interno della società. Questi valori devono andare fuori, devono essere esportati. Per questo è importante scendere in piazza, no? Spesso diciamo, scendere in piazza e parlarne, far parlarne con voi che siete la generazione più nuova, più fresca, quella da cui ci aspettiamo di più, ma non solo, con tutte le classi generazionali. Spiegare che il calcio non può essere inteso solo nei 90 minuti, ma è molto molto di più. È importante essere. E prima che una grande società per i risultati sportivi, una grande società per i risultati morali. Tanti sono i tifosi che stanno vicino alla squadra. Hai avuto il merito di far nascere l'associazione. Noi siamo la Cireale. Ci racconti le tappe principali di questo percorso e la tua importanza? Allora, il merito non è il mio, cioè sicuramente. Mio padre, Giuseppe Fasone, ha inciso molto insieme ad un'altra persona e hanno voluto raccogliere l'amore che c'è verso la Cireale, verso la città di Acireale e verso la squadra della Cireale Calcio. Tanti, tantissimi tifosi si sono riuniti in un momento di difficoltà e hanno capito che in quel momento solo loro potevano salvare la Cireale Calcio. Infatti hanno messo da parte i propri risparmi. Hanno anzi utilizzato quei risparmi messi da parte e li hanno messi a disposizione della Cireale e con un progetto che si chiama crowdfunding, che è azionariato popolare, sono riusciti a gestire per un anno intero e anzi per molto di più quello che è la Cireale Calcio. Oggi i frutti sono proprio quelli di essere una grande società, forse una delle migliori società, diciamo proprio come immagine di tutta la Serie D. E quindi questo ti dimostra che l'amore di un singolo tifoso ha fatto la differenza e ha evitato il fallimento di una società, ha evitato che la società morisse e piuttosto l'ha fatta rinascere e portarla dove oggi, che è la società più amata della città, ma non solo. Essere una persona che contribuisce a gestire una squadra di calcio ti rende orgoglioso? Assolutamente sì, ma soprattutto gestire la Cireale Calcio è una cosa bellissima per chi come me è un tifoso della Cireale. Certo, l'onere è grandissimo, ci sono tantissime responsabilità, non ci si ferma mai, ma è una cosa bellissima poter rappresentare la Cireale Calcio. Quindi assolutamente sì, è veramente gratificante e sono sicuro che chiunque al posto mio sarebbe felice di farlo, nonostante le responsabilità che
che bisogna impegnarsi. Vivi l'emozione di essere figlio di Acireale e capitano della squadra della tua città? Allora, sicuramente una responsabilità grande, perché scendere in campo la domenica è come se scendessero in campo tutta la gente, tutti i tifosi dell'Acireale. Sento questa responsabilità addosso e quindi cerco sempre di dare il massimo, perché non voglio mai deludere i tifosi, che giustamente mi incitano e ci stanno sempre vicini. Quindi nello stesso tempo è molto bello, perché ci sono stati in questi 4 anni tante soddisfazioni che ci hanno accompagnato lungo il cammino, cioè nei campionati che abbiamo fatto. Quindi nello stesso tempo, oltre ad esserci delle responsabilità, ci sono delle grandi soddisfazioni e grossi piaceri che insieme abbiamo vissuto e abbiamo condiviso. Allora, domanda numero 2. Qual è stato il tuo gol più bello? Allora, ce ne sono tanti gol che più che essere belli sono per me importanti, perché hanno lasciato un segno, perché sono stati importanti, perché hanno portato a casa i 3 punti, perché hanno fatto felice, come ti ho detto prima, tante persone e tanti tifosi. Uno di questi potrebbe essere Palermo, che è una vittoria dove tutti noi ricordiamo. Tante altre partite, vedi il derby con il Messina, vedi adesso non me ne vengono tanti in mente, però sicuramente i gol più belli sono quelli in cui porti 3 punti alla tua squadra, che è la cosa più importante, cioè la vittoria. Allora, domanda numero 3. Cosa significa correre sotto la curva dopo un gol? Ma correre sotto la curva dopo un gol è una delle sensazioni più belle che si possa provare, soprattutto se in quella curva ci sono fratelli tuoi, compagni dove tu nel corso dei tuoi anni da giovane ci sei cresciuto e hai condiviso momenti di gioco che si fanno da bambino. Quindi è ancora più bello per questo, perché tutti i tifosi della Acireale sono persone che ti danno tanto e nello stesso tempo sono persone che io conosco di persona, quindi è un'emozione davvero grande. Ti piacerebbe che l'Acireale arrivasse in Serie A? Piacerebbe solo che l'Acireale arrivasse in Serie C, va bene anche questo, mi accontento di pochissimo. Però i sogni si dice che sono la cosa più importante e non bisogna mai tralasciarli, perché sono quelli che ti danno la forza di andare avanti e di continuare a credere in qualcosa che tu fai. Quindi se magari non potrei riuscirci io, spero che un giorno l'Acireale possa arrivare in Serie A, essere il primo ad essere contento, perché sono un tifoso anch'io. Allora, come ti senti quando giochi e quando vinci? Quando gioco mi sento sicuramente sono concentrato, vivo gli ultimi giorni prima della partita con l'ansia giusta, cioè con quella adrenalina di riuscire a fare bene, di riuscire a sbagliare il meno possibile. Poi se arriva anche la vittoria è la cosa più bella che c'è, perché uno si rilassa mentalmente dopo una settimana intensa a pensare alla domenica, e quindi poi la cosa più bella è al 90esimo, quando finisce la partita, vincere è la cosa che ti gratifica di più, ed è il risultato finale di una settimana dove tu ti alleni intensamente con i tuoi compagni, ascoltando il mister, e quindi
è l'obiettivo finale di tutto quello che c'è dietro durante la settimana. Quando vedi dei bambini giocare a calcio, come ti senti? Quando vedo dei bambini giocare a calcio mi rivedo io, rivedo adesso i miei figli che fanno scuola calcio, quindi voi siete il futuro di questo mondo sia calcistico, sportivo e non, quindi bisogna sempre guardarvi con un occhio allegro e sperare che tutto quello di buono ci possa essere in questo mondo vi accompagni anche a voi. Come ci si sente quando si perde una partita? Ma quando si perde una partita bisogna farsi sempre un esame di coscienza, perché tante volte la sconfitta è solo sportiva, però dopo una sconfitta si può anche imparare, perché sbagliando si impara, quindi tante volte perdere ti fa bene perché ti fa capire cosa non devi fare per perdere, ma cosa dovevi fare per vincere, quindi sicuramente perdere ti aiuta anche tanto a crescere. Dopo aver vinto una partita, come festeggiate? No, festeggio con i miei compagni, con tutto lo staff, con i tifosi, e poi appena rientro a casa mi aspetta la mia famiglia, i miei bambini, che sono la cosa più bella del mondo, e insieme a loro si esce felici, allegri, spensierati, non pensando più a nulla, ma soltanto riposandosi e stando insieme. Grazie, abbiamo finito. Grazie a te.